Ciao e bentornati sul mio canale. Oggi voglio fare un video un po' diverso, un video unboxing, dove vi faccio vedere un acquisto che ho fatto da Impronte d'Arte, che è un'azienda di belle arti online con dei materiali bellissimi, fra l'altro un'azienda tutta femminile, e apprezzo molto il lavoro che ci sta dietro e la particolarità dei materiali. Allora, perché ho fatto questi acquisti? Perché una spiegazione la devo dare per farvi capire in che direzione stanno andando alcuni miei progetti. Innanzitutto anticipiamo che gli artisti sono sempre mentalmente in movimento, per cui abbiamo sempre delle idee nuove, diverse, e è da tanto tempo che ho voglia di creare delle mini sculture, quindi di lavorare con le paste polimeriche, quindi il desiderio è nato un po' da lì. Mi piacerebbe in particolare creare delle piccole streghe, delle piccole fatine, delle piccole vampire con il mio stile, cioè partendo dai miei disegni e realizzando da lì questi piccoli gioielli o piccole sculture. Adesso ho pensato che potevo farlo con delle paste polimeriche. Allora, al liceo artistico io ho modellato tantissimo, tanti materiali, soprattutto la creta. Qui sono materiali differenti, però comunque ci si applica dal punto di vista della scultura e del modellato. Quindi ora vi faccio vedere cosa ho comprato. Non ho comprato solamente paste polimeriche, ma anche altre cose che mi serviranno. È un piccolo acquisto, quindi abbastanza contenuto, ma adesso ve ne parlo. Innanzitutto ho preso il Fimo, perché è comunque la marca, forse più una delle marche più famose per le paste polimeriche, e ho comprato un po' di tonalità. Poi ho fatto un altro acquisto da un'altra parte con altre tonalità di Fimo. Diciamo che mi sono abbastanza attrezzata. C'è il Fimo Effect leggermente brillantinato, c'è il Fimo Soft, un altro Effect e brillantinato anche questo, ora non so se si vede dalla videocamera, comunque brillantinato. Poi c'è questo Fimo che ha un effetto particolare, perché una volta che si stende è un Leather Effect, una volta che si stende ha una sensazione come di copertina di libro, ecco, no? Una sensazione particolare, come se fosse martellato, no? Come non è completamente liscio. Un altro Fimo Effect è questo, che ha questa tonalità Tiffany bellissima. Poi quest'altro colore stupendo, che secondo me è proprio in palette con i colori che utilizzo io. Poi purtroppo alcuni colori della pelle erano finiti, ma ho preso questo qua, Doll Art, e questo è l'acquisto delle paste polimeriche. Poi fatemi sapere se volete vedere anche gli attrezzi che ho comprato da un'altra parte per poterle modellare. Il desiderio è quello di riuscire a fare queste creazioni e abbinarle anche con delle parti in resina. Per questo ho comprato l'acqua resin, che dovrebbe essere atossica, e si compone con 100 grammi più 30 grammi di acqua, quindi 100 grammi di prodotto più 30 grammi di acqua. È un chilo, dovrebbe essere molto trasparente. Mi piacevano tantissimo queste basi di chiavi, e anche qui andranno lavorate, ci inserirò delle cose, ve le faccio vedere anche aperte, che hanno questo aspetto così vintage, non so, io le ho trovate bellissime, decorate sia dietro che davanti. Passiamo poi a questa farfalla, che è deliziosa, sembra quasi una filigrana. E potrebbe essere una base per una creazione, quindi qua ci potrebbe andare proprio una fata, per esempio, o non lo so, poi ci penserò, intanto l'ho presa. Un'altra cosa che ho voluto prendere sono questi cabochon, comunque sono di plastica questi, ma hanno un effetto bellissimo. Anche questi possono stare benissimo con le paste polimeriche, possono essere degli inserti che danno brillantezza, magari da abbinare ai colori della creazione. Queste le ho viste usate tantissimo, tantissimo nel creare collane e gioielli, ma io le voglio usare in abbinamento con il Fimo. Ho acquistato anche delle pietre semipreziose, è una mia grande passione le pietre, forse ne ho già parlato in qualche altro video, e nel tempo ne ho comprate diverse, in questo caso sono proprio piccoline. Questa non so esattamente quale sia, comunque sono queste piccole gemme che sono state appunto lavorate, perché altrimenti sarebbero opache in originale. In origine, non in originale, e anche queste le userò per delle creazioni. Ho comprato una delle pietre preferite, una delle mie pietre preferite. Queste vengono chiamate chips, se non sbaglio, perché sono proprio piccoline, piccole piccole. Allora, è labradorite bianca e viene chiamata anche pietra di luna. È stupenda perché ha tutti questi riflessi di tantissimi colori,
E anche questa secondo me ci sta benissimo se per esempio si modella un vestito, se oppure sto pensando a un copricapo, oppure potrebbe essere, non lo so, un cerchietto in testa a un personaggio femminile, potrebbe diventare tante cose. Poi ho preso queste altre pietre. Queste sono delle ametiste, questa è ametista, con questa forma circolare, ah, peccato, questa è scheggiata, fa niente però, comunque magari la posso coprire in qualche modo, e sono delle piccole ametiste. Io ho diverse ametiste a casa, di varie forme e dimensioni, che ho raccolto nel tempo, ma questa forma secondo me è speciale proprio per le creazioni. Fra l'altro, credo di avervene già parlato in un video, in quel video avevo inserito anche questo libro che è stupendo, si chiama appunto Minerali e Gemme. Se non lo conoscete, se non ce l'avete, ve lo consiglio. Comunque è una collana, perché poi ce ne sono altre, il regno animale, i dinosauri, la storia naturale, eccetera eccetera. Questo invece è tutto dedicato alle gemme ed è spiegato benissimo, cioè come se fosse un'enciclopedia con tantissime informazioni, con la storia anche delle varie pietre, ma si possono venire a vedere, si possono scoprire tantissime pietre con le loro caratteristiche, dove vengono estratte. Qua c'è per esempio la labradorite, la sodalite, i lapislazzuli, e questo è un libro che già avevo e che vi consiglio di avere se avete una passione per le pietre, perché è meraviglioso, molto esplicativo e molto semplice, anche se non si è del settore, se non si è un minerologo si dice? Boh. Poi, sempre da impronte d'arte, ho acquistato questo pennello, perché dipingendo tanto sono sempre alla ricerca di nuovi pennelli, cioè della marca Stamperia, che sinceramente non conosco e andrò a approfondire, ma non è, non so, della Tintoretto, della Da Vinci, quindi voglio vedere come mi trovo con questo pennello. Poi, una cosa che mi aveva colpito molto, che avevo visto utilizzare da altri artisti, è questa vintage pasta, che è per sempre di Stamperia, che è perfetta per creare questo effetto antichizzato. Per esempio, io ho dipinto questa cornice, con la quale poi farò delle cose che vedrete più avanti, se continuerete a seguirmi nei miei video. Io l'ho dipinta, era una cornice qualunque, l'ho dipinta con la chalk paint, poi di tutti questi prodotti ve li metto, se mi ricordo, ve li metto in descrizione, che è una pittura con base gessosa. L'ho ridipinta completamente e potrei dare un effetto anticato con questa vintage pasta. Tra l'altro ha un formato enorme, quindi credo possa durare a lungo. Penso che si usi anche quando si vogliono fare delle cornici con un effetto anticato. Credo sia perfetta, non l'ho ancora aperta. Vediamo, quindi questo ha un colore, insomma, è marrone. Invece per questa cornice io ho pensato a qualcosa di specifico. Ho comprato questi rub-on. Allora, sono bellissimi, come potete vedere le fantasie sono veramente stupende. Questo con i toni di rosa, poi c'è questa fantasia dedicata all'inverno, infatti si chiama Winter Valley. Poi ci sono questi con delle rose, ne ho presi due perché erano troppo belle, quindi Preziosa si chiama questa. E poi c'era questa, quindi Blue Land, dedicato proprio tutto al blu con queste rose, ma ci sono anche dei fiocchi di neve ghiacciati, questa ruota con altre rose, e questi invece tutto floreale. E ho comprato questi rub-on, che sono, io li chiamerei trasferelli, da bambini li avremmo chiamati trasferelli. Quindi non si fa altro che prelevare il pezzo, ritagliare il pezzo, applicarlo con poi un qualcosa, con una punta dura, con, non so, una stecchetta di legno, trasferirli dove li vogliamo e infine dare una vernice di finitura per fissare il tutto. E credo che vada a impreziosire tantissime cose a seconda del progetto che abbiamo in mente. In questo caso io pensavo di mettere, non so, Memories applicato qui, e poi qua magari mettere una boccetta, e poi mettere una rosa in un angolo, e abbinare tutto questo a un mio dipinto qui. Penso che è molto bello, molto prezioso creare qualcosa di completo, dove l'artista va ad abbinare il proprio dipinto con la cornice, con una cornice che non è una cornice che si trova così ovunque, ma che viene creata dall'artista stesso. Poi ho comprato ancora un altro paio di cose che vi faccio vedere. Una è questa, che è una card collection. Allora, questa è la versione piccola, poi ci sono le card collection in versione libro. Le dimensioni sono tante, diversificate, quindi queste si possono usare sia per chi fa scrapbooking e sia anche per altri tipi di creazioni. Quindi guardate che belli, questi sono dei tag, dei chiudi pacchetto. Ah, tra l'altro sono stampati davanti e dietro. Anche questi hanno il buchino per diventare sempre dei tag per i pacchetti. Guardate questa etichetta.
si possono usare in un sacco di modi. Poi ci sono queste con i fiori, guardate questa, bellissima. Quindi qua si può scrivere e usarla proprio come una cartolina. Anche questa è stupenda, questa è proprio già in formato biglietto. Quindi diciamo che in questa car collection ci sono varie cose, vari formati, un segnalibro stupendo, possono essere dei regalini già così da soli. E la carta tra l'altro è molto spessa, è liscia ma anche vellutata, quindi ha questo aspetto matte, bellissimo anche questa. Questo invece è un altro biglietto, stupendo, stupendo. Per chi ama le rose, questa è la sua. Poi ho fatto un ultimo acquisto, che sono le Colored Vellum Paper numero 0074, e ce ne sono di tantissimi tipi. Mamma mia, profuma! Guardate la bellezza di questa carta. Quindi è una carta stampata e ha questo effetto carta velina, ma non è una carta velina, sembra una carta di acetato, non lo so. Questa utilizzata su degli oggetti, a me piace usarla anche per fare le foto, cioè quando realizzo le foto dei miei dipinti mi piace aggiungere degli oggetti intorno, e questa secondo me è bellissima per determinate tonalità, ma si può usare in un sacco di modi. Spero che questo piccolo unboxing creativo vi sia piaciuto e che siate curiosi di sapere come proseguirà questa cornice e cosa ci dipingerò dentro. Probabilmente sarà uno dei prossimi video. Fatemi sapere se conoscevate questi materiali, se avete delle idee in proposito. Io intanto qua sotto vi lascio i vari riferimenti per questo negozio di belle arti, vi lascio anche sotto il link al mio sito, alla mia newsletter. Mi raccomando, iscrivetevi al mio profilo Instagram se ancora non l'avete fatto, perché lì posto altre cose che invece non metto qui su YouTube. E vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!